Primo pensiero che mi viene per i nostri tifosi, ovviamente, perché quando una città ti segue in questo modo e quando i tifosi ti seguono in questo modo, l'ultima cosa che vorresti è fare una prestazione come quella di oggi, perché ovviamente credo che qualsiasi tifoso voglia vedere la propria squadra lottare, quindi se la squadra non ha lottato, probabilmente l'allenatore non ha trasmesso nel modo giusto quello che doveva essere, quindi evidentemente ho sbagliato io nella comunicazione con i miei giocatori per quello che dovrebbe essere un clima da playoff, per quello che dovrebbe essere quando arrivi dopo 8 mesi di lavoro a fare la parte più bella di quello che è la stagione. Capodorlando anche nei momenti di difficoltà ha continuato a lottare, ha giocato la sua partita con grande energia e noi invece questo non abbiamo fatto. Non dobbiamo festeggiare nulla, non abbiamo nulla, dobbiamo festeggiare se non quello che ha accompagnato noi fino adesso, cioè la consapevolezza di quello che questi ragazzi sono. Punto. E ripeto, e lo dico con enorme fermezza e convinzione, che il giorno in cui perderemo sarà solo colpa mia, perché l'unica cosa che può succedere è che io faccia delle stronzate. Mi auguro di non farle, mi auguro di non andare in culo ai miei giocatori o di far... In culo ai miei giocatori non andrò mai, questo è poco ma sicuro. Sono l'unico che per certi versi può impazzire. I miei giocatori, vi garantisco io, e ve lo metto per iscritto, giocheranno da qui alla fine dell'anno così.